Malena la Pugliese, pregiata porno star. Malena la Pugliese, pregiata porno star. Il fatto è che un amico che mi segue su YouTube mi ha mandato un video porno, un porno video, dove c'è Malena la Pugliese, che in questo porno video si dà da fare con due o tre o quattro boy equatoriali, capito? Boy equatoriali. E allora io questo video l'ho guardato gratis, non ho speso neanche una lira. Ma io Serafino Lasogna lo vado dicendo da un tempo immemorabile, che ormai quelle brave girl e anche quei bravi boy che cercano di arrivare alla fine del mese facendo i video porno sono destinati a finire nella valle della disperazione, intesa non in senso spirituale ma in senso materiale. La valle della disperazione è la miseria. Quando tu sei cascato dentro la valle della disperazione, poi devi andare a mangiare un piatto di minestra alla Caritas. Oppure si deve fare come Yuki Kon, che da porno star adesso fa la escort, fa il lavoraccio pure quello della escort. Perché, beh, insomma, qual è la favola? Io qua sono una testimonianza, la testimonianza che mi sono guardato un video porno con Malena la Pugliese, senza spendere neanche un becco di un quattrino. Il video porno me l'ha mandato Per Pop, il nickname Per Pop. Io non so nulla di questo Per Pop, mi segue, mi manda tante belle notizie. Adesso mi ha mandato un video porno dove c'è questa Malena la Pugliese che si è data a fare con tre o quattro boi equatoriali. Non so se mi spiego. Yuki Kon diceva che quando una girl fa il video porno se la deve vedere con mazze di baseball, specialmente in the backside. Io altro non so. È per questo motivo che Yuki Kon ha lasciato il mondo del porno, perché non voleva avere problemi di emorroidi, a parte il fatto che si guadagnava poco. Adesso fa la escort. Ma io penso che anche Malena la Pugliese, per arrivare alla fine del mese, presto dovrà fare la escort, capito? La escort. Mi pare che oggi come oggi il tariffario è di 200-250 euro per un'ora di prestazione, mi pare, ma non c'è più bisogno neanche di andarci dalle escort, perché io vi ho già spiegato che viviamo nella società liquida. Ma come ve lo devo dire che viviamo nella società liquida? Nella società liquida non ci sono i valori forti, Dio, padre e famiglia, la virginità, ma no, nella società liquida le girl e le lady la danno via subito, gratis, per cui non c'è più bisogno di andare a vedere i video porno, perché uno le cose porno le fa in proprio, perché ripeto, nella società liquida, priva dei valori, le girl e le lady la danno via subito, gratis. Beh, c'è rimasto un valore forte, c'è rimasto però, anzi forti, è quello del denaro, la liquidità, nella società liquida c'è è rimasto un valore fortissimo, che è il solidum, dal solido che era una moneta romana, cioè poi la solidarietà, agire in maniera solidale, solidum, il denaro, questa Malena la Pugliese deve arrivare alla fine del mese, ma vedo che in questo video deve tribolare tanto, deve tribolare, perché se la deve vedere con dei boys equatoriali dell'Equatore, non so se mi spiego, casomai non mi fossi spiegato, voi non dovete far altro che andare in libreria e comprare una copia del Marinaio del Lentile, all'interno del quale c'è ogni spiegazione. Vedete, questo è un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, capito? Dentro il Terzo Reich, va bene, per po', povera Malena la Pugliese che presto dovrà andare a fare la escort.
In ogni caso io la posso salvare, io la voglio salvare, la Malena la Pugliese. Senti, Malena la Pugliese, ascoltami Malena, io ti posso salvare, io ti faccio iscrivere all'università, ti faccio laureare in materie letterarie, poi ti faccio fare un concorso pubblico e ti faccio diventare professoressa di liceo, professoressa di materie letterarie, liceo, di filosofia e storia. Io ho insegnato filosofia e storia nei licei classici scientifici, Malena la Pugliese. Capito, Malena la Pugliese? Casomai tu non volessi laurearti, non volessi laurearti, io ti trovo un posto di lavoro come commessa in un supermarket o come barista in un bar, anche come badante. Guarda che sono pagate molto bene le badanti in Malena la Pugliese. Se poi tu, Malena la Pugliese, ti vuoi mettere in contatto diretto con me, fammi pervenire il tuo preciso recapito postale ed io, a mio complete spese, ti farò pervenire una copia del Marinaio delle Antille. Capito, Malena la Pugliese? Guarda che io il video che mi ha mandato Peppo l'ho guardato gratis, non ho preso neanche il becco di un quattrino. Non so se mi sono spiegato, eh. Capito, Malena la Pugliese? Caso mai non mi fossi spiegato, tu, Malena la Pugliese, tutti voi non dovete fare altro che leggere questo mio romanzo storico. Ok, cara Malena la Pugliese, ok.